Buon pomeriggio, sono Federica Giovingo e guarderò tutte le azioni, condividerò tutte le emozioni con voi di questa seconda giornata di Calcio 5 Serie C1. Ci troviamo nella casa del Bitignano, che ricordiamo ha vinto ha pareggiato la prima partita di campionato e oggi cercherà di fare meglio in casa. Il Crotone invece esce da una vittoria, la prima vittoria di questo campionato. È tutto pronto, le squadre sono in campo, sta per arrivare il fischio dell'arbitro. Sul pallone il numero 23 del Crotone, lo stesso pallone del Crotone che ha battuto per primo, rinvio lungo del portiere. Tra i pali del Bitignano ricordiamo il prestissimo Filippo Rosella, che viene direttamente da Catanzaro, ha giocato in Serie A. Subito rimessa laterale per l'ospite. Palla al portiere, che preferisce giocare laterale. Palla sicura nelle mani del portiere padrone di casa. Marco Ferraro gestisce il centro di pallone, va indietro, Mattia quinta sulla destra, gioca, prova Marco Ferraro che il portiere è pronto. Viene fermato ed è punizione. Punizione per il Crotone. Alla battuta di questa posizione, la prima della linea di metà campo, Martino, l'arco 86 del Crotone. Disputa con Gerace e alla fine lascia Gerace il compito di battere questa punizione. Accanto a lui c'è la prima e lo stadio che ho fatto del Bitignano è davanti al la classica disposizione a Y per il Bitignano. Non batte direttamente in aria, ma va fuori, rimesso dal fondo per il Bitignano. Basta lo stadio. Ballo fermo, io sono la mia quinta sulla palla di Oparata. Sono già due di rimbalza per il Bitignano. Al momento le squadre sembrano essere bilanciate, intanto c'è un angolo che partirà notato per il Bitignano. In aria ma viene respinto. Ballo al portiere Rovello, Metallo, Iaquindo, lo stato sulla palla. Il gioco per Catanzaro. Prova, deviazione. Calcio d'angolo per il Bitignano. Il Bitignano prova uno schema. C'è Iaquindo dalla bandierina. Un po' di protesta in aria tra i giocatori del Crotone e i due arbitri. Ferrari che ha prestato per la palla, ha ammonito il giocatore del Crotone per aver dato una spinta a Ferrari. È una partita molto accesa, ma le squadre per il momento non si scoprono molto.
Pronto a battere metallo. Metallo per scendere indietro dal portiere del bisognano rotando in sicura la palla. Lo metterò lungo e niente, portiere a battere. Scivola! Che gioca nel crocio. È anche una punizione per il bisogno. Proprio al limite dell'area. Il portiere del crocio non sta disponendo la sua maniera. Infatti discorre proprio sulla linea di porta e ne mette tre. Praticamente la porta del crocio non è chiusa. Discutono Metallo e Ferrari. Intanto il portiere del Proton mette il quarto uomo con lui in barriera sulla linea della porta. La palla Ferrari, pronta a battere Metallo e pare il portiere del Proton. Il pittiniano è già preso, quindi tiro e viene murato dalla Ferrari. Metallo, questo pallone di Bisignano, tira, il pallone di poco sulla cabina. Bisignano si presta in qualissima forma, si ferma e continua a rimanere nell'area protetta dai giocatori di Crotone. Batte gli affinta dalla prima di il nuovo tecnico del Bisignano Barbuto ha messo a riposare gli appunti, ha dato modo a Martin Zaziva di farsi conoscere qui a Bisignano. Direttamente in aria, ma niente fuori. È rimesso da fondo per il protone. Il portiere preferisce dar la porta. Il protone lo dispara che non riesce a tenere palla a basso. Ora c'è Ferrari sulla palla. Tiro parato. Portiere del protone. La sua squadra lo sta impegnando molto. Di nuovo calcio d'angolo per il Bisignano, Marcio sta attento a non tirare. C'è molta aggressività in alto. E adesso è proprio l'arbitro donna di Catanzaro che ristabilisce i ruoli. Prova Marcio da Silva, niente. Mentre il Bisignano ha già passato un pareggio contro le Rodea di Catanzaro e si trova a nona
in posizione a fare i punti con tante altre squadre. Ancora ricordiamo una classifica parziale dopo una sola giornata di campionato. Intanto riprende il gioco dal portiere del Crotone, da subito avanti. Ora il Crotone che gestisce palla nella metà campo del Vitignano. Palla per la squadra. Il Crotone stressa molto la squadra di casa, ma la squadra di casa non si va a sorprendere. È entrato il capitano con il suo numero 10 e batte subito una rimessa laterale. Un errore per essere stata agli ospiti, il tiro disperato del numero 11 del Crotone, un circuito che finisce nettamente fuori da loro. Intanto il Vitignano che ha finito per il gioco, giro Carmine Vitignano di nuovo in metallo. Metallo continua a proteggere la palla nonostante la sfiziante pressione degli avversari e la palla ritorna all'ultimo nel Vitignano, nonché il capitano. Palla fuori e rimessa dal fondo per io. Questa volta la il gioco maggiormente gli continuano a perdere le pallonate che finiscono spesso direttamente tra le mani della nostra portiera. Appunto è bella la palla, ma sbaglia le misure e la palla va direttamente oltre la porta del portiere del Locorato. Il Vitignano è la gioca col il Crotone prova a salire ma il Vitignano glielo impedisce, la palla di nuovo tra le mani dalle vie centrali alle vie centrali. Ora il terzo palla del Vitignano con Metallo che prova il tiro per riparare il portiere della squadra. Ennesimo angolo per il Vitignano. A destra fa lottata, verso 90 del Vitignano. Prova il tiro, non si intrattiva ma va fuori. E ripeto, ma il Vitignano continua a attaccare e si sente senza torre. Andrà a battere il capitano, fermi nel Vitignano. Fermi nel Vitignano che ricordiamo è stato uno tra i fondatori di questa squadra del Digital di Vitignano Football nel 2013. Ecco il Vitignano ha fatto un salto di categoria in Serie C2 e l'anno scorso in Serie C1. Tiro, palla a Metallo, Metallo gestisce, tiene il pallone nel campo, prova il palo di Martin da Silva. Tiro disperato dal portiere della squadra, prova a giocare la squadra. Il Vitignano è sempre troppo alto e spesso mura i possibili tiri degli avversari. Intanto
per il nostro laterale per la scuola di casa, il pallone in metallo, il metallo che deve andare all'indietro per lo spada, per fare il metallo. Ci pensa Rodella a spaccare il pallone. Il crotone riparte. Il crotone decide, penso che si dà la forza provando dei piedi che sembrano messo a scuola. Il crotella è tanto, ma ora iniziano ad essere carenti. Ma stanno dando posto questi ragazzi, ricordo che la squadra è ospita. Ancora a metallo, rimesso la strada, direttamente avvicinato, ancora a metallo, poi salta a metallo, e poi a intanto lo stato sul da Silva che passa in fallo, mettendo guarda i suoi compagni e decide di andare indietro verso lo stato del tribunale. Gioca addirittura per il portiere, gioca per il tribunale. Ora la bella gira, prova a girare i piedi. Non vuole entrare in questo ballo. Grandi ritmi sta dettando il disegno. Sembra che sia stata la squadra ospite. La squadra ospite che sta giocando sulla difensiva, a parte provare qualche tiro e qualche giocata quando riconquista palla, ma i giocatori di Bisignano sono bravi a prestarli alti e a non farli avanzare. Ricordiamo che il Bisignano ha cambiato da pochissimo la guida tecnica e dopo l'inizio del campionato, dopo la prima giornata, alla guida del Bisignano è tornato Marco Barbuto. Marco Barbuto che ha giocato in questa squadra fin dai primi tempi.
lui, e poi ha portato anche alla guida tecnica in due stagioni, nella stagione 2014-2015 e 2015-2016, per poi lasciare il testimone a Vincenzo Pellegrino, che con questa squadra ha guadagnato la promozione in Serie C2. Quindi questa è la prima partita dopo un anno di Mister Barbuto qui a Pitigna. Intanto la squadra torna in campo. Per il Pitignano rimangono in campo Metallo, Massimo Rosso, Carmelo Pitignano, Nelly Locale, Cecali, Sandro Rosale. Intanto continui il tempo di Ria Quinta Mattia, uno dei più giovani della squadra. Si ricomincia dal Crotone. Crotone che sempre infortunato con la palla sulle tasche. Ora il numero 6 del Crotone, Cimino, che passa subito il suo portiere. Forse lo squadro ospite si aspettava un altro tipo di partita, ma il Pitignano non si è fatto cogliere di sorpresa e ha preparato questa gara per fare bella figura la prima di campionato davanti ai suoi tifosi. Intanto abbassa questo calcio di produzione oltre del mondo da campo sarà Carmine del Pitignano. Grazie ad essere ultimo, ha un tiro molto potente e soprattutto di molte stagioni. Non si può fare tutta la carriera. È uno schermo, lo stava, viene uno con l'uomo, tutto con l'uomo, palla di nuovo a Crotone, che gioca dalla propria metà campo. Fuori, una palla di distrazione da parte del portiere degli ospiti, che manda il pallone fuori dalla linea del campo. Sul pallone che mi ha avanti, ma in quella prova un tiro molto lento.
e sarà rimesso a fare il protone. Altra bellissima occasione che gli ospiti che hanno investito nella vita. Al momento il risultato non sta dando ragione al bisognoma che voleva di più e meritava di più. Intanto Metallo avanza cercando Martin da Silva. Di nuovo Metallo. Una cosa che è una cosa capitale del Milano che da Silva che viene spostato dal 92. Fuori Martin da Silva, dentro Marco Ferrari per il Ferrari si estende, palla avanti a Bisignano che tira fuori. Partire dal protone, Zando va a recuperare. Anzi no, Russo, il portiere del protone, che rilancia la uno del cuore. Thank you.
Guadagno una rimessa laterale. Metallo. Metallo prendo la pallina.
campionato tipo estivo del tiro di Bisignano. Un Bisignano che nelle stile di Coppa Italia ha dato molte soddisfazioni in tempo, avendo portato un risultato di 3-11 contro la Real Lucete e 14-5 con il Stato Camargo. Sono andati in gol anche i nuovi acquisti del nuovo presidente Arena, Codivano, PDS, Barbarossa e Pino. È giusto dare merito anche alle loro scelte. Il pallone di calcio all'inizio del secondo tempo, Ferrari e Martino da Silva. Ricordiamo il parziale 1-0, gol di Carmine Bisignano per la squadra di casa. Intanto per il Bisignano, le due sono passate allo stadio insieme da loro. E per fare sempre Rosella. L'arbitro verifica le condizioni, dai, partire al secondo tempo. Palla di Bisignano che sta tiro, palla con me con la Bisignano. Numero 33 del Platone Cipoli. Intanto lo stato a terra. Ci proviamo a prendere il piede di Ferrari, il primo shot in gol. Dando il calcio laterale dall'altro lato sul Platone, che è Oppure il numero 33.